Ciao amici, bentornati a C'è un piatto per te. Oggi prepariamo una bella parmigiana di patate. Vediamo cosa ci occorre. Patate lesse, le ho fatte cuocere per 50 minuti in acqua salata, poi le ho pelate, raffreddate e tagliate a fettine non troppo sottili. Poi tanto basilico, olio extravergine d'oliva, della salsa di pomodoro, pepe nero, sale, cipolla, uova soda, provola dolce, scamorza affumicata e tanto parmigiano grattugiato. Nel frattempo ho acceso il forno a 180 gradi e avvio la salsa di pomodoro. Saliamo, pepiamo, mettiamo il basilico molto grossolano, lasciamo cuocere coperto per 30 minuti, tagliamo le uova nel frattempo. La provola a dadini, la scamorza. Gli ingredienti sono tutti pronti, andiamo a preparare la parmigiana. Iniziamo con uno strato di salsa. Uno di patate, la provola, la scamorza, uova. Una bella manciata di parmigiano. Ancora salsa. Continuiamo con gli strati fino a finire gli ingredienti. Andiamo ad infornare per 25 minuti. La parmigiana di patate è pronta. Prima di servirla, la facciamo riposare 15 minuti. Buon appetito, alla prossima video ricetta. Ciao!